Diceva dunque che gli errori sono come dire, tentativi, i sentieri interrotti di Heidegger. Tu prendi un sentiero, poi i boscaioli non si addentrano nel bosco, c'è un sentiero, poi arriva in una zona non più impraticabile, deve tornare indietro e riprendere un altro sentiero. È la sacralità degli errori. Perché come tutti possono capire, in fondo l'erranza, ossia il corpo degli errori, dell'errare. Disperdersi, appunto l'essere dispersione, l'essere non va più da nessuna parte, dispersione, la via d'erranza è la via, ma la via per dove? Se la verità per noi è l'essere, no? Diciamo la verità è l'aletheia, i greci già dicevano l'aletheia, ma l'aletheia, alete, l'uscita dal nascondimento, ma questo è l'essere, la verità è l'essere, quindi la verità dell'essere è l'essenza della verità. Ma tuttavia, è proprio questo il punto, che l'essenza della verità, purtroppo, segnala quel nichilismo insito dell'essere che costituisce l'essenza stessa del vero. È il vero dell'essenza. Essenza è assenza. Assenza. L'essenza, il senso dell'essere, o l'essere dell'essenza. Esso senza essenza. Esso senza. Assenza. Come senza, as, come senza. E allora, se, che cos'è l'essenza che era scritto l'essenza della verità, portandoci a un'altra verità, che è la verità che la verità dell'essenza, la verità dell'essenza, è l'essenza della verità, l'essenza delle verità. Che cos'è? Questo senza che unisce essenza e assenza. E questa è la verità. L'essere non è. E quindi che cosa è verità? Quando abbiamo scoperto questa verità, è scoperto il nulla ancora. Perché il nulla è sempre. Siamo fatti di nulla, nulla,
nulla è fatto di noi anche, di noi in qualche modo, del destino devastante, di devastazione, l'essenza della verità è la verità dell'essenza, ossia la sua assenza. Comunque tutti dovremmo capire, no? Il limite del pensiero, della filosofia. Oggi la filosofia dovrebbe trascendersi, dovrebbe... Io parlo ormai di transfilosofia, transfilosofia, trasontologia. Ma senza il qui, senza abbandonare il qui è un eterno trascinamento verso un oltre sempre altro. Non c'è niente da... Vengono tante cose in mente, no? Anche la famosa terza via di Parmenide. Parmenide diceva, l'ho già detto prima, però lo ripeto, e lo dice la Dea a Parmenide, come dire, la bocca della verità divina. L'essere è e non può non essere. Ok? Moira. Il non essere non è, ed è necessario che non sia. Ora voi capite che tra l'essere necessario di ciò che non è e il non poter non essere di ciò che è legato a un eventuale affermarsi del non essere, sarebbe micidiale per l'essere, che per la Dea è la sola cosa praticabile oltretutto. Il non essere è l'impraticabile, dice, lo possiamo pensare, lo nominiamo, ma è impraticabile. Lascia perdere questa cosa, questa strada. Ma c'è una strada ancora più difficile, ancora più impraticabile, ed è l'apparenza. Quella che, non so, poi Schopenhauer diranno l'apparenza, la rappresentazione della volontà, di una volontà che si nasconde, crudele, dietro questa apparenza, questa rappresentazione, questa volontà che sembra la nostra, ma che ci dilania di desideri impossibili. Questa copia per Platone, per cui anche gli artisti, l'arte era una cosa da buttare via dalla Repubblica addirittura, e sono scopiazzature di terza categoria del vero. Ma la Dea dice attenti, perché l'apparizione, la parvenza, l'apparenza è il vero male ancora più terribile del non essere, perché il non essere si lascia individuare, si lascia cogliere. E quindi è necessario poi per l'essere, in qualche modo, lascia intendere, ma l'apparenza è una recitazione degli apparenti, è un'esibizione dei pareri che l'uomo tira fuori da questa apparenza che lo divora dall'interno,
non c'è vero, non c'è verità, non c'è niente, c'è niente dentro. E quindi è la cosa più terribile anche per quello che cercava Parmenide, cioè lui doveva ricostruire l'Elea, erano fuggiti dalla Grecia, quindi si erano fatti questo spazio dove doveva creare un'altra situazione. Dice, lascia perdere queste cose, anche i vicini non sanno parlare, voi parlate, siete chiari nel parlare, questi dicono, sono gli uomini del doppio senso, parlano, dicono una cosa e dicono un'altra. Un po' come diceva Eraclito prima, no? Gli uomini della doppiezza, come dire, no? Quindi lasciare perdere. E allora scopri che praticamente anche questa terza via, no? Che è quella più praticabile apparentemente, è la più falsa. È la più falsa. E tuttavia, a un certo punto, anche Nietzsche ha amato un po' l'apparenza. Che cosa c'ha questa apparenza che Schopenhauer ha disprezzato, ma che invece Nietzsche. Se però l'apparenza è quella che abbiamo noi, è l'unica cosa, cioè non c'è altro. È come se noi avessimo voluto il tutto, quindi è questa cosa qui che ci fa piangere, che non ci vuole far abbandonare neanche, per esempio, il vivere. Perché quando sappiamo che è vuoto, che niente, no? Perché questa tristezza che ci prende? È l'errore. È un errore continuo, cioè è quello che si chiama l'erranza. L'erranza è una cosa fondamentale, perché l'erranza ci porta a cogliere e a sperimentare vie diverse, ma anche la via fondamentale, diciamo, verso un qualcosa che non si dà, no, come nel vero. Che non si dà nel vero, e quindi nel disperdersi stesso, anche dell'esserci in genere e degli esseri tutti, di questi esseri gettati, iettati. Fare di questo inferno un paradiso potrebbe essere una sfida, eliminando il superente supremo, facendo come Stirner dell'io il Dio. È una via. Che ci porta via da un caos di insignificanza, da un'ipocrisia del vivere, no? Anche col prossimo. Il prossimo. Ma
diceva Protagora, collega, diciamo, di Gorgia, uno dei due sofisti più grandi. Io ho sempre pensato che dicesse delle cose un po' strane, relativismo, no? Queste cose. L'uomo è misura di tutte le cose, diceva. L'uomo è misura di tutte le cose. Di quelle che sono in quanto sono, di quelle che non sono in quanto non sono. Cioè, Protagora accettava già prima quest'idea che le cose possono essere, sono e non sono al tempo stesso. Ma l'uomo è misura di tutte queste cose. Ed l'uomo è gettato perché non ha tempo, non ha, la vita non so, è breve. La vita è breve per Protagora. Dice, non abbiamo tempo di andare a correre presso questo fantomatico essere che non si sa che cosa sia. A parte che non abbiamo poi i mezzi sufficienti, di intelligenza, per cogliere una cosa così banale e così profonda. Non certo possiamo rinunciare, no? Però non potremo mai coglierla. Quello che possiamo fare è sempre muoverci in una nominazione, in una rappresentazione. E tuttavia il pensiero dovrebbe sforzarsi di uscire dalle accademie, dove la filosofia è sempre questo studiare le cose come sono. Una storia che non esiste, non esiste. In base ai discorsi che abbiamo fatto fino a qui, non esiste la storia. Che cos'è la storia? Una serie di fatti accaduti che non significano niente, perché se non sono accaduti, sono illusori. Ci fanno soffrire, ma sono illusori in più, quindi hanno una doppia, triplice, come dire. Negatività. E quindi il discorso della filosofia. Per quanto mi riguarda, io ho avviato un discorso di transfilosofia, una transontologia. Il pensiero deve arrivare a toccare non è un fatto di conoscenza, è un fatto che riguarda uno scoprire mondi altri, capisci? Giordano Bruno parlava di mondi infiniti. Ma tutti questi mondi infiniti che lui poteva immaginare non sono altro che questo essere sempre, cazzo, sempre questo essere. Bisogna spingersi oltre questo essere e prendere in considerazione molto più il non essere, perché l'essere è dentro il non essere. Forse non si muove neanche mai quando fa tutte queste creazioni, queste finzioni. Perché è come uno che abbandona il suo corpo, abbandona i suoi arti, le sue. Cioè. Quindi è come un po' il fuoco di Eraclito, veramente, cioè che si muove senza muoversi. Ma quello non si spegne mai, invece quello dell'essere è destinato a spegnersi per i motivi che abbiamo già a lungo esplicati in qualche modo, no? Perché è possibile. Quindi voglio dire, quindi
volevo chiudere questa cosa qui è veramente, cioè, gli errori, anche gli errori dei testi. Borges dice: io non correggo gli errori, perché l'errore mi porta mi apre le porte per un'altra indagine. Mi apre porte che io non sospettavo. Invece questi, cosa vogliono fare? Sempre correzione di errori, no? Le accademie, le scuole. Che errori, che cos'è? Dove sta la verità? L'errore ci accompagna e ci dice: ecco, qui tu stai, cambia strada. Capisci? I sentieri interrotti di Heidegger. Il secondo Heidegger aveva capito molto più che il primo, quello di essere tempo, che c'era una via diversa. C'era una via diversa. Che l'essere era qualcosa di in fondo non un fatto di conoscenza, ma un fatto ontologico proprio. Un fatto ontologico che però, insomma, alla fine, a volte lo dice esplicitamente, ma molto raramente, giunge a questo discorso sul nulla, praticamente. Con Heidegger si apre un po' questo discorso sul nulla, però si lascia sospeso, ecco. E a me appassiona questo fatto di sviscerare questo nulla, che è una cosa strana, perché noi non sappiamo manco che cosa è questo nulla, che cos'è nulla. È come quando diciamo essere, prima si diceva che essere, ma che essere è la cosa più banale come parola, e invece è tutta la nostra. Tutta la nostra possibilità. E nulla è ciò che ancora in maniera primaria ci offre questa possibilità. Ma che l'essere è un po' capriccioso, non lo capisce. Lui vuole apparire, vuole rappresentarsi, vuole costruire, distruggere, non gliene frega niente, si diverte l'essere, abbandona le sue creature, si ritira da qualche parte che non lo vuole più, non lo vuole nessuno, perché è anche patetico questa cosa qui, in un eroismo un po' fasullo, no? Che distrugge. C'era Diogene in quel periodo che andava come un pazzo con una lampada in mano di giorno, come cercasse qualcosa. E a chi lo incontrava diceva: ma Diogene, scusa, cosa cerchi con questa lampada? Lui dice: cerco l'uomo. Cioè lui aveva già capito allora, quinto secolo avanti Cristo, quarto, quinto secolo avanti Cristo, che non c'era più l'uomo, figuriamoci oggi, no? Per cui, a questo punto, per chiudere anche sulla bellezza dell'errare, in tutti i sensi. Dell'errare e rivelare, poter togliere dei veti sempre a questo pensiero che accompagna un qualcosa di più vero, no? Che non ci lascia vedere. E che va bene, ci vorrebbe ancora altre ore e ore e ore di discorsi. Allora io riprenderei
quella cosa che non ho, che non mi è riuscita di prendere prima, di cantare la mia canzone, Crispi. Voglio cantare la mia canzone bene. La musica, Pitagora. Forse la musica che cos'è? Sono rumori, no? Inizialmente, e la voce era radicata lì anche, no? La vocalità era dominata per millenni, credo, la vocalità, prima della scrittura. La scrittura per molti diventava una cosa morta. E il canto, la danza balinese che ha incantato Artaud, i grandi filosofi fuori strada, Benjamin. E altri poeti e pensatori. Perciò io mi canto la mia canzone della mia prima, della fine adolescenziale, quella musica che nasceva con più vera, che cantava cose in maniera vera, delle cose. Immaginate o vere. L'immaginarietà era la cosa più vera, probabilmente. Facevano capo ai due grandi maestri francesi, Brassens, Jacques Brel, da cui sono derivati i cantautori italiani, Paoli, Tenco, forse, Ciampi. Queste persone per cui l'anarchia era una cosa importante, no? E io ero a Milano, mi sentivo solo, sempre queste vie sempre cupe, un po' grigie, piovigginose, e a volte, che so, mi aspettavo un autobus. E mi metto a inventare queste canzoni un po', no? E mi perdevo in questa cosa, mi ritrovavo. Era finita l'estate, quando ci siamo incontrati lungo una strada deserta dove non c'era speranza d'amore, era tornato l'autunno, quando ci siamo baciati, mentre cadeva la pioggia, tu mi dicevi: ma i giorni han distrutto l'amore, l'amore che tu mi donavi, ed io non so più pensare che a quando ci siamo lasciati, mentre cadeva la pioggia.
mi dicevi, non amo più te.